Sono felice di essere qui ai laboratori di Frascati dell'INFN, che è un po' casa per me, visto che, come vedremo tra poco, uno degli esperimenti che ho svolto durante la mia vita è proprio qui. Lo spazio-tempo di Einstein, le meraviglie della relatività generale. Dunque, come sapete, quest'anno celebriamo il centenario della relatività generale di Einstein. E quindi un anno un po' speciale e sono particolarmente contento quindi di raccontarvi, facciamo una specie di viaggio sulle previsioni di questa teoria, però prima, previsioni e esperimenti naturalmente, prima di cominciare consentitemi di partire da alcuni concetti fondamentali. Innanzitutto, perché la gravità è veramente fondamentale nell'universo? Questo è dovuto al fatto. Come sapete, esistono quattro interazioni fondamentali: l'interazione nucleare forte, quella cioè che tiene insieme protoni e neutroni nel nucleo, l'interazione debole, quella dei procedimenti radioattivi, del decadimento beta, eccetera. Poi sono due interazioni invece che, contrariamente a queste qui, sono cosiddette a lungo range, e cioè sono forze che, come si sa, quella di Coulomb e quella di Newton, che vanno come 1 su R quadro, il che vuol dire che si sentono anche a distanza. La differenza fondamentale, però, tra le forze di tipo elettrico e quelle gravitazionali è che ci sono due tipi di cariche elettriche, più e meno, che tendono ad attrarsi e a formare oggetti neutri. Mentre la gravità non ha un suo opposto, la gravità si somma sempre. Quindi, quando si formano i corpi celesti, le stelle, o se quando le stelle esplodono, i pianeti, eccetera, in generale, se sono un po' carichi, attraggono una carica opposta finché non si neutralizzano. Una volta neutralizzati, sono soddisfatti dal punto di vista elettrico. Quindi l'unica forza che invece non è mai soddisfatta, che attira sempre, che fa crescere i corpi celesti e che plasma l'universo, è la forza di gravità. È un po' lo scultore dell'universo, la forza di gravità. Qui vedete una foto presa al telescopio Hubble, è una foto dell'universo profondo. Ognuna di questi punti è una galassia. In ogni galassia ci sono miliardi di stelle e ce ne sono miliardi di galassie. Tutto questo è sotto l'azione della gravità. Ma che cosa ha pensato l'umanità della gravitazione? Come l'ha concepita? Bisogna, diciamo, c'è un punto di svolta tra il modello di Tolomeo Aristotele e poi quello copernicano e quindi di Galileo, Newton, eccetera. La differenza sostanziale fra queste due visioni, molte differenze, una mette al centro la Terra, l'altra mette al centro il Sole, perlomeno nel nostro universo vicino. Ma una differenza veramente, come dire, concettuale, profonda, è la distinzione tra mondo celeste e mondo terrestre che c'era nel modello geocentrico che viene ricordato come di Tolomeo e di Aristotele. Cioè, mentre la Terra era sede dei fenomeni che tutti quanti conosciamo, i fenomeni reali, fenomeni, come dire, un po' corrotti o corrompibili, la sfera celeste era invece la perfezione. C'erano questi pianeti o stelle incastonati in sfere di cristallo. Erano due territori diversi di speculazione. E per primo Galileo, in uno scritto, questo è in inglese, scusatemi, non perché Galileo scrivesse in inglese, naturalmente scriveva in italiano, ma siccome faccio vedere queste trasparenze spesso diciamo, in consessi che sono internazionali, io Galileo ce lo metto sempre perché è una nostra gloria, no? Veramente la scienza sperimentale, come si sa, il metodo sperimentale comincia con Galileo. E naturalmente se glielo metto in italiano c'è sempre la difficoltà, e quindi diciamo, l'ho tradotto in inglese. Questo è un colloquio che, se conoscete il dialogo sui due sistemi, diciamo, vi invito a leggerlo perché è scritto benissimo. Galileo era musicista, scrittore, poeta, oltre che scienziato. E in questo colloquio, Salviati, il personaggio Salviati, dice che sostanzialmente, se lui conoscesse
per quale motivo la Terra, Giove e Marte si muovono, conoscerebbe anche quello che succede qui sulla Terra, cioè che in fondo la causa, il motore dovrebbe essere lo stesso. E Simplicio gli risponde: ma questo è noto e si chiama gravità. Però a questo nome non è che venisse associata una matematica, ma già in Galileo c'è la concezione che quello che succede nei cieli e quello che succede a terra può essere spiegato da una stessa legge, diciamo così, o da una stessa fisica, come diremmo oggi. Questo con Newton prende forma matematica più precisa. Non scriverò molte equazioni, perché non c'è bisogno di scrivere equazioni, vado più sul fatto concettuale. E questa slide, che è banale, però per me è molto profonda. Da quando l'ho vista al liceo mi ha sempre molto colpito, perché è proprio la slide, diciamo l'immagine, che fa vedere come mondo terrestre e mondo celeste sono in realtà la stessa cosa, le stesse leggi valgono. Se noi andiamo in cima a una montagna e buttiamo una pietra, quella cade a terra, e su questo siamo tutti d'accordo. Siamo anche d'accordo che se la tiro più lontano, cade più lontano. Poi se io la tiro ancora più lontano, lei continua a cadere. Continua a cadere, ma siccome la Terra ha dimensioni finite, non la incontra più, e quindi, come diremmo oggi, entra in orbita. Questa immagine è quella che colpì Newton quando lui scrisse: ma allora la Luna cade sulla Terra. Cioè, questo fatto che la Luna sia lì sospesa ci trae in inganno, no? Perché sta lì nel vuoto, ferma o molto lenta, diciamo. Ma in realtà l'intuizione fondamentale di Newton era che, così come una mela che si stacca dall'albero casca a terra o casca sulla testa del filosofo di turno, per lo stesso motivo la Luna è attratta dalla Terra, solamente che non la incontra, perché per fortuna la sua orbita è più grande della circonferenza terrestre. Allora, avendo realizzato questo, se ne conclude appunto che è la stessa forza che è responsabile dei fenomeni terrestri e di quelli celesti. Non c'è una doppia natura. La gravità, la gravitazione, è veramente universale. Questo è il succo del discorso, e anche il significato di questo universale che uno associa alla gravitazione. Cioè vale dappertutto, in tutto l'universo, non è che vale qui e poi non vale più lì. Questo è il primo esempio di universalità delle leggi fisiche, che oggi sappiamo che non solo la forza gravitazionale vale dappertutto, ma anche tutte le interazioni agiscono in tutto l'universo allo stesso modo. Non solo, ma hanno agito allo stesso modo anche nel passato. Questo è, noi vediamo la luce anche da oggetti stellari lontanissimi che l'hanno emessa miliardi di anni fa, prima di arrivare a noi, e capiamo da quella la composizione anche di quella stella, di quell'atmosfera, e sappiamo da questo che lì ci sono gli stessi elementi chimici che abbiamo noi qui sulla Terra, e quindi queste informazioni, queste leggi della natura sono le stesse in tutto l'universo e da sempre. Questo è quello che appare oggi, diciamo così, dalle informazioni che sappiamo. Comunque, secondo Newton, c'è questa forza che attira fra di loro le masse, proporzionale al prodotto delle masse, inversamente proporzionale al quadrato della distanza, e questo spiega tutto. In realtà, dal punto di vista concettuale, c'era una grossa insoddisfazione di principio, perché si fa presto a dire: sì, la Luna sente la Terra, ma tra la Terra e la Luna c'è il vuoto. Com'è possibile che il vuoto trasmetta qualcosa? Questo a suo tempo fu qualcosa in cui, diciamo, pensatori sbattevano la testa contro il muro. Cioè, l'azione a distanza era qualcosa che poneva dei problemi di principio. Cioè, il vuoto non può fare qualcosa, ci vorrà il concetto di campo dovuto a Faraday e a Maxwell per capire che in realtà una massa, così come una carica elettrica, crea una condizione nello spazio, un campo gravitazionale, un campo elettrico, per cui l'altro sente questo. Ma tutto questo ci è voluto un'evoluzione
nella storia appunto del pensiero filosofico e scientifico. Concettualmente, la forza di gravità di Newton, la meccanica di Newton, spiega un sacco di cose. Noi potremmo sapere tra 1354 anni dove si troverà esattamente il satellite di Giove XY, oppure dove si trova Nettuno. Cioè, la meccanica newtoniana è quella in base alla quale abbiamo lanciato i razzi e tutto quanto, funziona perfettamente. Allora si può chiedere, in questa, diciamo, in questa meccanica che funziona, perché c'è bisogno di un'altra teoria che ne prende il posto? Perché c'è bisogno di Einstein? Cioè, che cosa ha detto di nuovo Einstein? Che cosa ha detto che non spiega che spiega tante cose che invece che succedono e che Newton non spiegava? Allora, innanzitutto il messaggio di Einstein è che la gravità è una manifestazione della curvatura dello spazio-tempo. Ora, questa è una frase pesante. Per spiegarla, non tanto a voi, ma diciamo per spiegarla addirittura ai bambini delle scuole medie, forse anche delle tarde elementari, io faccio ricorso a questa figura che è nota nel campo della divulgazione, ma che nasconde veramente un concetto di base fondamentale. Il nucleo della relatività generale sta qui, in questi disegnetti banali. Immaginiamo che due fisici assumano di vivere su un piano infinito. Per loro l'universo è piatto e senza confini, come un tavolo gigantesco. Se pensano a un confine, pensano a un bordo dopo il quale c'è il vuoto, chissà. Ma insomma, in questo piano, con due dimensioni sole, immaginano di fare un esperimento, perché sennò non sarebbero fisici. Allora dice, vediamo se la nostra distanza cambia quando, che ne so, per esempio andiamo in quella direzione. Si mettono, lungo una retta e decidono di andare in direzione perpendicolare alla direzione che li unisce. Vanno con la stessa velocità e quindi suppongono di andare lungo due rette parallele. Misurando la distanza fra di loro, assumono quindi che troveranno sempre la stessa distanza fra di loro, come due, se procediamo lungo due binari, noi misureremo sempre la stessa distanza fra di noi se andiamo alla stessa velocità. E invece trovano che si avvicinano, la loro distanza si accorcia, addirittura a un certo punto si incontrano. Allora ognuno pensa che l'altro andrà imbrogliato e quindi rifanno l'esperimento tante volte, finché non si convincono che effettivamente è così. Allora, che cosa possono trarre come conseguenza? Ne traggono come conseguenza che c'è una forza che li attira. Quando andiamo in quella direzione, una forza ci attira. Cioè, non mettono in discussione il fatto di vivere uno spazio-tempo bidimensionale piatto, e devono quindi introdurre una forza esterna per poter spiegare il fenomeno che osservano. Ci sarebbe un'altra spiegazione alternativa, che è quella del fatto che il loro mondo non è piatto, è curvo. È chiaro che implica un salto concettuale, no? Ma se loro assumessero che il mondo in cui vivono è una sfera, è chiaro che muovendosi ad esempio all'equatore, seguendo due meridiani, e quindi badate bene, andando sempre in direzione perpendicolare a quella che li unisce all'altra persona, si incontrano per forza, ma non perché c'è una forza esterna che devono introdurre in quello spazio per poter spiegare quel fenomeno. Si avvicinano perché il mondo in cui vivono è curvo. Quindi l'introdurre la corretta geometria gli evita di dover pensare all'introduzione di una forza. Qui, in questo esempio, ripeto, banale, però qui c'è, secondo me, il cuore della relatività generale, che poi è espresso in maniera molto più completa, ovviamente, in una equazione in cui si tiene conto anche del fatto che
che non esistono velocità più alte della luce, quindi è compatibile con la realtà ristretta, oltre che con la meccanica di Newton, che è quella delle basse velocità e degli spazi quasi piatti, se vogliamo. Quindi rientra tutta la meccanica newtoniana come una zona particolare, che per fortuna è quella che per noi va bene, di una equazione che, vista così, è molto più complicata perché ha dei tensori. Diciamo che questo è un tensore che contiene la materia e l'energia, cioè la sorgente di curvatura. E qui invece voi avete l'effetto, che è quella del fatto che c'è una metrica che si curva. Non vado nei dettagli perché sarebbe molto pesante e tutto sommato è al di là degli scopi di questa conferenza. Perciò la spiegazione di Einstein al sistema solare non è che c'è una forza che attira i corpi in uno spazio piatto, ma invece il Sole, che è di gran lunga la massa più pesante, curva lo spazio-tempo. Adesso introduco anche il tempo, per ora parliamo di spazio. Curva lo spazio, così come farebbe una biglia di piombo su un tappeto elastico o su un cuscino. Questa curvatura, questa deformazione dello spazio, forza gli altri corpi a muoversi intorno a quello, così come se voi avete un imbuto e gli buttate contro una pallina, quella ruota nell'imbuto. Poi, naturalmente, c'è l'attrito e qui la casca dentro. Nello spazio vuoto l'attrito è quasi inesistente, per cui questo moto continua per milioni di anni, forse miliardi di anni. Naturalmente questa spiegazione alternativa dice che tutti i corpi si muovono liberi, non si muovono in linea retta perché lo spazio è curvo. Quindi non fanno altro che seguire le linee geodetiche, come si dice, di quello spazio, che sono quelle che vengono imposte dalla presenza della materia circostante. E quindi, diciamo, da questo punto di vista, la visione di Einstein può sembrare un'alternativa a quella di Newton, no? Perché spiega in entrambi i casi si spiega. In un caso Newton dice: c'è uno spazio assoluto, c'è un tempo che con orologi che ticchettano con lo stesso ritmo dappertutto, tempo assoluto, spazio assoluto, e la forza che tiene insieme le varie masse. Per Newton invece, per Einstein scusate, invece, non c'è lo spazio, il tempo e la forza di gravità. La forza di gravità non è altro che spazio e tempo, la stessa cosa. Cioè lo spazio-tempo è la gravità. La gravità non è altro che spazio-tempo. Questa sintesi è, appunto, come dicevo, un po' il cuore della relatività generale. Naturalmente queste due visioni fanno predizioni diverse su certi fenomeni. Innanzitutto, come ho detto, quella di Einstein tiene conto del fatto che c'è una velocità, quella della luce, che non si può superare, che tutti gli osservatori vedono con lo stesso valore e quindi è compatibile con la realtà ristretta e quindi con tutti i fenomeni che si possono osservare. Ma per di più ci sono degli effetti precisi, e quindi entriamo un po' nella fenomenologia dello spazio-tempo einsteiniano. Secondo Einstein, la presenza di una massa curva lo spazio, ma anche la luce viaggia nello spazio, e quindi anche la luce deve seguire le sue linee geodetiche, quindi segue linee curve. Quindi una stella che ha una posizione in questo punto, siccome la sua luce viene deviata dalla presenza del Sole, quando arriva sulla Terra l'osservatore la vede come se la fosse qua. Cioè la posizione apparente è ovviamente quella in cui si vede qui. Allora, naturalmente questa predizione bisognava provarla. Einstein formula la realtà generale nel 1915. Nel 1919 Eddington fisico inglese, parte con una spedizione all'isola di Principe, al largo dell'Africa, perché lì sarebbe avvenuta un'eclissi solare. Da lì si vedeva molto bene l'eclissi solare. E lui voleva fotografare la posizione delle stelle, sapendo la posizione delle stelle nella notte, in quel periodo dell'anno, quando c'è il Sole
ma la luna di fronte, che quindi oscura il sole e permette di vedere il cielo scuro dietro al sole, voleva vedere che la posizione delle stelle fosse cambiata, proprio perché apparentemente dalla Terra quella stella che sta qui si vede qua. Quindi un gruppo di stelle in una certa posizione, quando c'è l'eclissi, si devono vedere improvvisamente più slargate. Allora, questa è una cosa che uno misura, fa le fotografie e misuri. Questa spedizione partì. Guardate che fino allora questa realtà generale era considerata una cosa un po' astrusa, che conoscevano veramente in pochissimi e a cui pochissimi davano credito. Questa spedizione invece fece fare a Einstein, diciamo, il salto di notorietà. Cioè Einstein poi, diciamo, sarebbe stato premiato anche per il premio Nobel, per i suoi lavori sull'effetto fotoelettrico, eccetera, eccetera, quindi era comunque una persona nota. Però questa teoria in particolare diventò popolarissima grazie a questa spedizione di Eddington, e tutti i giornali ne parlarono. Cioè, questo giornale dell'epoca, la luce si deforma nei cieli. Addirittura è carino che dice che gli uomini di scienza sono tutti stupefatti dai risultati dell'osservazione dell'eclissi, il trionfo della teoria di Einstein. Le stelle non stanno dove sembrano essere o dove è calcolato, ma non c'è, nessuno deve preoccuparsi, perché sai, tu il giornale, le stelle non stanno lì, stanno un'altra parte, io dico, oddio, che succede? No, invece non vi preoccupate. E poi dice che questo testo di realtà generale è un libro per 12 uomini saggi, cioè Einstein pare che abbia detto a un certo punto che non più di 12 persone al mondo stavano comprendendo cosa voleva dire questa teoria. Altre misure molto carine, secondo me molto belle, che si possono fare anche di precisione, sono per esempio quelle che dimostrano che la luce anche perde energia, così come noi, se tiriamo una palla da tennis in alto, quella perde energia perché la palla fa lavoro contro il campo gravitazionale, quindi perde energia. Così lo fa anche la luce, che però è costretta ad andare a velocità C sempre. Quindi l'unico modo che ha di perdere energia non è rallentare, ma è diminuire il periodo, cioè aumentare la lunghezza d'onda, andare verso il rosso. E quindi ecco che se voi lanciate un fotone blu da una massa molto grande, quando arriva su una massa piccola si è arrossato. Viceversa, se lo lanciate in giù, quello acquista energia, e quindi questo redshift cosiddetto fu osservato da Pound e Repka in un edificio di Harvard, emettendo fotoni da un atomo e rivelandoli con l'atomo messo sotto. Cioè, voi sapete che ci sono transizioni atomiche per cui i fotoni possono essere emessi, e sono emessi con una certa frequenza, fotoni di una certa frequenza. Naturalmente l'atomo identico è in grado di assorbirla, quella frequenza, perché ha quel salto energetico, e quindi voi, se li mettete allo stesso livello, avete questo che emette, questo che assorbe, questo che emette, questo che assorbe, sono sincronizzati, sono tunati, sono sintonizzati, diciamo così, perché la frequenza è la stessa. Se mettete però un atomo sopra e uno sotto, quando questo emette, la frequenza, quando è da qui, non è più la stessa, quindi quello non assorbe più. Per farlo assorbire, questo deve recuperare questo shift, e quindi dovrebbe allontanarsi per avere un Doppler che lo riporta a vedere la frequenza giusta. Insomma, l'esperimento è un esperimento molto carino, molto intelligente, è una di quelle cose che si possono raccontare anche, secondo me, ai ragazzi del liceo, ed è uno shift in frequenza. Questa è la differenza di frequenza rispetto alla frequenza principale, che varia, come vedete, a seconda di quanta è l'altezza da cui HG è la costante dell'accelerazione di gravità, di quanta è l'altezza da cui potete misurare. Quindi questo fu un altro, diciamo, trionfo della teoria di Einstein. Collegato a questo, ma diciamo spieghiamolo indipendentemente, c'è il fatto che il tempo non scorre allo stesso modo quando si sta in punti diversi del campo gravitazionale, per cui questo puffo vive più a lungo di quello che sta in montagna, perché il tempo per lui scorre più lentamente. Più si va in alto,
E più il tempo scorre rapidamente, più si è vicini a un forte campo gravitazionale, più il tempo rallenta. Oh, questo effetto naturalmente non è che mo tutti quanti andiamo al mare per questo motivo, perché sono effetti di che nel nostro tempo di vita, anche muovendoci tra qua e il Gran Sasso come faccio io, si tratterà di qualche milionesimo di secondo in tutta la mia vita, quello che posso acquistare o perdere. Quindi diciamo non c'è da trarne conseguenze su dove andare in vacanza o dove andare a vivere. Però diciamo è un effetto molto interessante quando si fanno le cose con precisione. Il tempo scorre diversamente a seconda di quanto è forte il campo gravitazionale. Perché? Ma perché quella deformazione che ho detto spaziale, in realtà è una deformazione, per dirla completamente, spazio-temporale. Cioè è lo spazio-tempo che viene deformato dalla presenza della materia. Quindi la Terra non è che solo deforma lo spazio creando quell'avvallamento nello spazio e che la Luna gli gira intorno, crea una deformazione anche nel tempo. Che vuol dire deformazione nel tempo? Vuol dire che i ticchetti del mio orologio, che qui fa tic 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 tic, se uno lo prende e lo porta vicino a un campo gravitazionale, io sentirei tic 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 tic, cioè da qui sentirei che quell'orologio sta rallentando. Questo, come vedremo, ha anche effetti interessanti vicino ai buchi neri. Questo effetto, tra l'altro, è un effetto che, di cui dobbiamo tenere conto, quindi siamo sicuri che è così, perché sono stati portati orologi atomici sugli aerei, è stato visto con orologi molto precisi e con altezza molto grandi, è stato visto che l'effetto si misura. Tra l'altro è interessante sapere che i satelliti che ci danno la posizione sulla Terra, quelli che usiamo con il GPS, che usiamo anche per i navigatori delle macchine, per poter dirci la posizione corretta in cui siamo, devo tenere conto del fatto che per loro il tempo non scorre come scorre a Terra e devono fare delle correzioni che sono quelle previste dalla teoria della relatività generale di Einstein. Allora, questo quindi è un fatto che è entrata nella tecnologia corrente, quella che usiamo tutti i giorni. Come si fa a non parlare dei buchi neri dopo che tanti film di successo sono stati prodotti e dopo che già il termine buco nero di per sé ha un suo fascino? Vabbè, questo è una specie di gorgo, ma diciamo andando un attimo per gradi, il concetto di buco nero non nasce con Einstein, preesiste. Perché preesiste? Perché è molto semplice far vedere cos'è il concetto di buco nero e addirittura è molto semplice spiegare cos'è il raggio di Schwarzschild, ovvero sia cos'è l'orizzonte degli eventi, cosiddetto, che ha un nome così affascinante. Se voi prendete quella palla da tennis che dicevo prima e la lanciate in aria, quella torna giù. L'energia cinetica che io gli do inizialmente si trasforma in energia potenziale e quando diventa zero l'energia cinetica, tutta l'energia potenziale, e poi quella torna indietro e rifà il cammino inverso. Se lo tiro più in alto, va ancora più in alto e poi ritorna giù. Però c'è una velocità tale per cui l'energia cinetica acquisita diventa pari all'energia di attrazione gravitazionale da parte della Terra. Questa velocità limite si chiama velocità di fuga. Per cui se io lancio da Terra un oggetto a una velocità più alta della velocità di fuga, quella lascia la Terra e non torna più. Questa velocità di fuga per la Terra è 11 km al secondo. Non è una cosa semplice lanciare un oggetto a 11 km al secondo, perché è una velocità molto alta. Però queste formule molto semplici che ci dicono qual è la forma, cioè energia cinetica maggiore dell'energia potenziale per poter avere questo effetto, ci dice anche quanto vale questa velocità di fuga. Vedete, vale, qui c'è la massa da cui vogliamo sfuggire, la massa della Terra nel nostro caso, e qui c'è il raggio dell'oggetto da cui vogliamo sfuggire, cioè il raggio della Terra. Quindi, come vedete, questa velocità aumenta tanto più è grande m, ma anche tanto più è piccolo r, cioè tanto più la massa è concentrata.
Allora è logico pensare che in questa formula a un certo punto io posso mettere una m così grande e una r così piccola, per cui questa diventa maggiore di c. Cioè, è possibile concepire quindi un corpo celeste in cui la velocità di fuga è più grande della velocità della luce. Qual è il significato di un corpo, se esistesse un corpo del genere? Che nulla può sfuggire. Non potete far partire nulla da quell'oggetto, perché non si può superare la velocità della luce, e quindi tutto quell'oggetto lì rimane confinato nell'universo senza poter comunicare con quello. Naturalmente può ricevere, per esempio, può ricevere un raggio di luce, ma non può rifletterlo. Ecco perché è nero. Non solo è nero perché non emette, ma neanche può riflettere la luce che uno gli manda dentro, perché una volta che sta dentro non esce più. Per uscire dovrebbe superare la velocità di fuga, che non è possibile. Allora, questo, naturalmente ci si è interrogati se questo oggetto può esistere veramente oppure no, in natura, un mostro del genere, un mostro nel senso di cosa, diciamo, bizzarra. E la condizione perché esista è che la massa sia concentrata dentro un raggio che ha preso il nome da questa formula di raggio di Schwarzschild, da quello che la tiro fuori per prima, ma tutto questo viene fuori classicamente, si può veramente raccontare tranquillamente, non c'è bisogno di tirar fuori i tensori dell'equazione di Einstein per fare questo. Per esempio, la Terra, per diventare un buco nero, dovrebbe essere concentrata in una sferetta di 8 mm di diametro. Questo vi dà anche l'idea di quanto è complicato. E quindi forse uno può dire, ma non può esistere un oggetto del genere. Il Sole, che ha una massa molto più grande, dovreste concentrarlo in una sfera di 3 km di diametro. Già quasi sembra più possibile, no? Perché un Sole è gassoso, forse uno ci riesce a concentrarlo. Certamente riuscendo a concentrarlo quell'oggetto, uno può dire, non appartiene più a questo universo. Non comunica più. Può solo prendere cose, ma non può restituirle. Che fine fa la materia che va lì dentro? Queste domande logiche, domande che si potrebbe porre un ragazzo di liceo di fronte a queste cose, sono domande che si pongono anche i fisici oggi e cercano di rispondere con osservazioni, esperimenti, eccetera. La prima cosa da pensare, qui vabbè, questa è una nota storica, di appunto che questa chiama dark star inizialmente, che è logico pensarla così, poi buco nero è un termine dovuto invece più tardi ai fisici del Novecento. Il buco nero, una massa concentrata in una zona piccolissima, può esistere? La risposta che ci diamo oggi è sì. Cioè, non abbiamo ancora visto con certezza che esiste il buco nero, ma esistono nel cielo degli oggetti che hanno tutti i sintomi, diciamo così, per essere un buco nero. Si comportano veramente come se fossero un buco nero, perché la massa è concentrata in uno spazio molto piccolo, dentro il suo raggio di Schwarzschild. E quindi non siamo andati lì a vedere, a fare esperimenti, ma gli esperimenti li fa la natura stessa. In fondo, il motivo per cui si guarda nel cielo è che non tutto si può fare in laboratorio, ovviamente, sarebbe bellissimo avere un buco nero in laboratorio, giocarci, no? Eccetera. Ce li dà la natura, quindi li mette in certi punti, sono dei laboratori naturali di fisica, da cui uno deve estrarre la maggior parte di informazioni possibili. È così da sempre, in fondo, no? I fotoni che vediamo sono quelli che ci hanno detto che esistevano i pianeti, le stelle, che ci hanno detto che Giove aveva i satelliti, scoperta fondamentale fatta da Galilei, ci hanno detto tante altre cose, che esistono le galassie, però le informazioni dell'universo prendono anche altre forme, non solo la luce visibile, cioè ci sono fotoni di tutte le risme, diciamo così, e in particolare nei fenomeni violenti ci sono fotoni di altissima energia che escono fuori anche e che ci danno informazioni di questi, cosa succede in questi laboratori. Di fatto noi pensiamo oggi che il buco nero sia prodotto naturalmente dalla natura durante il collasso di stelle grandi. Grandi vuol dire sopra 10 masse solari, tanto per mettere un limite chiaro. Se la massa che collassa, qui si aprirebbe una conferenza dal titolo "Perché una stella deve collassare", che è interessantissimo. Perché se le stelle non collassassero, non implodessero
e rimbalzassero poi, non esisteremo noi, nel senso che gli elementi chimici non l'ha fatti il Big Bang. Il carbonio di cui siamo fatti noi, l'ossigeno, non è che l'ha fatto il Big Bang. L'interpretazione che si dà oggi, suffragata da tantissime prove sperimentali, è che il Big Bang ha fatto solo delle particelle elementari, che poi sono diventati, è diventato idrogeno, che è l'elemento più diffuso e più comune. L'idrogeno è un po' di elio, ma diciamo sostanzialmente idrogeno. Tutti gli altri elementi chimici vengono fabbricati all'interno delle stelle, che sono proprio delle fucine. Le stelle, grazie alla gravità, comprime l'idrogeno, fa fondere i nuclei e compone gli elementi chimici superiori. L'elio, il carbonio, l'azoto, l'ossigeno sono fabbriche termonucleari, come si dice, che fabbricano tutti gli elementi possibili. Naturalmente la gravità, tendendo a far concentrare la massa della stella, tenderebbero, uno dice, ma allora è la gravità stessa che forma il buco nero, perché la stella però reagisce a questa compressione, proprio perché gli elementi, diciamo i nuclei fondono, due protoni con due neutroni formano elio, poi l'elio forma il carbonio, ogni volta che si ha questa fusione c'è energia che esce. Questa energia, frutto della fusione nucleare, fusione che noi cerchiamo di replicare sulla Terra, non siamo ancora riusciti a farla bene, ma che sarebbe una forma di energia straordinaria, le stelle lo fanno invece, lo fanno da sempre, e questa energia che esce equilibra la forza di attrazione gravitazionale, per cui quando noi vediamo il Sole lo vediamo così, sempre con la stessa dimensione, tranquillo, ma in realtà lui è... c'è una battaglia fra due forze contrapposte, la gravità che tenderebbe a comprimerlo sempre di più, e per fortuna la radiazione nucleare, che è dovuta alla fusione nucleare, radiazione fatta di luce, di neutrini, che la tenderebbe invece a espanderla. E quindi in preda a queste due forze contrapposte, quella vive in equilibrio per miliardi di anni. Mentre vive, fabbrica. Alla fine la fabbrica si ferma al ferro, questa fabbrica di elementi. Dopo il ferro, la reazione non butta più fuori energia, si ferma in una frazione di secondo. Questa fabbrica che ha funzionato per miliardi di anni fabbricando tutti gli elementi, dall'idrogeno fino al ferro, si ferma, e a quel punto la gravità non c'ha più questa forza di contrasto, perché la fusione è terminata, la fabbrica si è spento l'interruttore, in una frazione di secondo, dopo miliardi di anni di funzionamento, in una frazione di secondo si ferma la fabbrica, per cui la gravità a questo punto stravince e tutta questa massa gigantesca collassa verso l'interno di ferro, rimbalza e sparge in giro per l'universo tutti i prodotti che ha composto. Tra questi prodotti, appunto, è così che il carbonio, l'azoto, l'ossigeno vanno in giro, è così che pezzi di roccia vanno in giro, è così che si formano i pianeti, è così che siamo fatti noi. E quindi, questo lo dico spesso, siamo letteralmente polvere di stelle. Cioè noi pensiamo, guardando le stelle nel cielo, ah, chissà cosa c'è lì, ma noi da lì veniamo. Noi siamo prodotti cosmici, infatti, di pezzi fabbricati in questi oggetti. Quando queste stelle sono grandi, questo collasso concentra questo nucleo ferroso, lo fa genera elementi più pesanti del ferro, è in quel momento del collasso che viene fatto l'uranio, ma anche l'oro. Chiunque ha un pezzo d'oro con sé ha la dimostrazione che la stella, prima di esplodere, implode, perché solo in quel momento, quindi per un brevissimo tempo, vengono fabbricati questi elementi più pesanti, compreso il piombo. Questo nucleo così pesante può diventare così concentrato in seguito a questo collasso da entrare dentro il sorraggio di Schwarzschild. Cioè la natura può riuscire in quell'occasione a fabbricare il buco nero. Buco nero che avrà poi una massa di 10, 20 masse solari, quello che dipende dalla stella principale. Ma noi pensiamo che il buco nero sia formato in questo modo tutti i giorni nell'universo. Ce ne sono tanti, quindi, in teoria. Questa è l'ultima supernova esplosa. Al centro di questa supernova c'è sicuramente una stella di neutroni che non è ancora un buco nero. È così compressa che è come fosse un grosso nucleo.
ma non è entrata nel raggio di Schwarzschild, quindi è una massa pesantissima e concentrata, ma non è ancora un buco nero. Queste poi si ruotano rapidamente e diventano, possono diventare delle pulsar famose. Questo è l'esito. Guardate, come si vede bene qui, che una stella è esplosa chissà quanto tempo fa. Che succede allora quando questa massa entra nel raggio di Schwarzschild? Beh, succede che la curvatura di Einstein diventa pronunciatissima, e quindi mentre il Sole produce un avvallamento che però è sufficiente a tenere insieme il sistema solare, una nana bianca, che non ho detto cos'è, ma insomma è l'anticamera del neutron star, o meglio l'anticamera, è una possibilità, diciamo, diversa dalla stella di neutroni. E una stella di neutroni quindi è un pozzo più profondo. Il buco nero, secondo la teoria di Einstein, diventa un pozzo senza fondo. Diventa un pozzo, secondo Einstein, il buco nero diventa un pozzo che va giù verso l'infinito, verso la singolarità. Tante volte ci si esprime in questo modo, in questi termini che sono, come dire, evocativi, no? L'orizzonte degli eventi, la singolarità, ma il significato è che nella matematica viene fuori che c'è quella massa che non ha più limite, che non ha più limite, e che quindi va giù verso dove? Interessante questo. Se una persona entrasse, si avvicinasse a un campo gravitazionale così forte, avverrebbe il fenomeno della spaghettification. Voi non ci crederete, ma in America, nel vocabolario americano, c'è questo termine, spaghettification, che è in conseguenza di quello che succede entrando in un buco nero. Naturalmente una persona non sopravviverebbe a questo evento, chiaramente, però dovete pensare che il buco nero è così concentrato, così denso, se la massa è 10-20 masse solari, ma se fosse molto grande, a questo punto potrebbe permettersi un raggio di Schwarzschild molto più ampio, e quindi una densità all'interno che potrebbe essere non così pesante. Cioè, nei buchi neri centrali che esistono, noi pensiamo al centro di tutte le galassie, che sono milioni o miliardi di masse solari, non va più pensato il buco nero come una massa concentratissima, ma può essere avere anche la densità dell'acqua. Cioè, in un buco nero del genere si potrebbe passare l'orizzonte degli eventi senza accorgersene. Certamente non si può più tornare indietro. Ecco, siamo giunti a Interstellar, diciamo, no? Cioè, viaggiare nel futuro. Siccome se io mi avvicino a un buco nero, mettiamo il buco nero, questi che provocano curvature così tremende, mi guardo bene dal passare oltre l'orizzonte degli eventi, me ne sto fuori e mi faccio 2-3 giri. Ebbene, 2-3 giri intorno a quel buco nero, ritorno sulla Terra sono passati magari 1000 anni e per me invece pochi mesi. Poiché vicino a un campo gravitazionale il tempo rallenta, è chiaro che potrebbe essere un effetto veramente sperimentabile quello, se noi avessimo un buco nero non tanto lontano, perché è chiaro che se ci vogliono milioni di anni per arrivare, allora c'è bisogno di qui film di fantascienza, no? Ibernazioni e poi risvegli e mostri, eccetera. Vabbè, comunque, per rimanere all'aspetto scientifico, invece, bisogna dire che questo è possibile. Cioè, avvicinandosi a un buco nero, si potrebbe viaggiare nel futuro. In che modo ho io per sapere che succede? Quanto pagherei per sapere che succede fra 100.000 anni? Vabbè, mi faccio un giro di qualche mese intorno al buco nero giusto, ritorno e mi ritrovo nel mondo fra 100.000 anni. Viaggiare nel futuro in questo modo è fisicamente possibile, non è fantascienza. Così come non è fantascienza estrarre energia da un buco nero. C'è tutta una sfera, non ancora dentro l'orizzonte degli eventi, esterna, in cui uno potrebbe pensare a dei volani, a qualcosa che genera energia semplicemente ruotando intorno. E naturalmente, però qui veramente tocchiamo un po' la fantascienza. Se questo pozzo è senza fondo, dove va a finire lo spazio-tempo? Allora è lecito pensare che vada a finire in un altro punto dell'universo, oppure in un altro universo. Qui comincia
cioè, un discorso dello scienziato comincia un po' a mescolarsi a quello del raccontafrottole, no? Poi, se vogliamo, perché veramente non lo sappiamo. Quello che si pensa realmente è che il concetto di singolarità nasconda una incompletezza della relatività generale, cioè il fatto che ci sia un punto, tutto vada a finire un punto, non è veramente fisico, tanto per cominciare non è compatibile con la meccanica quantistica, per cui non è possibile avere un punto. Bisogna quindi che ci sia qualcosa di diverso, e qui, diciamo, si parla di gravità quantistica per cercare di mettere d'accordo relatività generale e meccanica quantistica. Però la cosa importante è che se esistesse un buco nero, noi vorremmo vedere questo. Una manifestazione del buco nero potrebbe essere quella che, messo, se vive vicino a una stella normale, succhia energia dalla stella. Questa energia, questa materia, avrebbe una rapidissima rotazione prima di entrare dentro, quindi una sorta di acceleratore di particelle, va bene? Verrebbe fuori, con sprizzi di radiazione elettromagnetica in direzione perpendicolare. Allora, questo è un modellino, diciamo, se potessi vedere una cosa del genere ci crederei che c'è un buco nero. Questo non è invece un modellino, questa è una foto vera, per cui, diciamo, pensare che i buchi neri esistano veramente è qualcosa di ragionevole. Devono esistere. L'ultima predizione di cui parlo, Caterina, c'ho ancora, Caterina, ancora 10 minuti, sì. L'ultima predizione di cui parlo della realtà generale sono le onde gravitazionali. Ne parlo volentieri perché, diciamo, lavoro in questo campo, perché qui a Frascati c'è un'antenna gravitazionale ancora in funzione, che si chiama Nautilus. E che cos'è l'onda gravitazionale? Beh, diciamo che se lo spazio-tempo è flessibile, è elastico, è chiaro che a questo punto, se due stelle ruotano una intorno all'altra, come due paperelle in uno stagno, generano onde in questo spazio-tempo, se è flessibile lo spazio-tempo. E quindi queste onde, che sono fatte di che cosa? E le onde d'acqua, lo so di che sono fatte, acqua che va su e giù, ma qua è lo spazio-tempo stesso che va su e giù, cioè che si deforma, un po' come si deforma l'aria quando emettiamo suoni o la voce, no? Ecco, infatti il paragone più ragionevole che si può fare è che questo spazio-tempo agisce un po' come il mezzo che sostiene le vibrazioni dell'universo dovute a sorgenti che si muovono. Quindi sono perturbazioni dello spazio create dal movimento della materia. Sono le onde gravitazionali. Ma adesso penserete che ho sbagliato presentazione, questo che c'entra, chi è questo marinaio americano? Questo è Joseph Weber, è quello che ha cominciato questo tipo di ricerche, cioè la ricerca delle onde gravitazionali. Perché nessuno ci aveva mai provato prima? Perché, badate, la predizione dell'esistenza delle onde gravitazionali è solo un anno dopo la formulazione della relatività generale. Quell'equazione complicata che avete visto, nel caso in cui il campo gravitazionale è debole, si semplifica moltissimo e viene fuori un'equazione d'onda. L'equazione di D'Alembert viene fuori. E quindi la perturbazione spazio-temporale diventa un'onda che si propaga con velocità della luce, come quelle elettromagnetiche. Questa predizione di Einstein però non si è accompagnata dagli esperimenti, perché Einstein stesso si pose il problema. Sapete, le onde elettromagnetiche è stato facile investigarle perché si sono fatti con Hertz i primi esperimenti in laboratorio. Le cariche elettriche e le correnti oscillanti generavano onde elettromagnetiche. Fare questo in laboratorio con le onde gravitazionali è invece impossibile. Einstein stesso fece il calcolo: mettiamo un cilindro d'acciaio in rotazione al massimo, evitando che si spezzi l'acciaio stesso, che energia, che potenza verrebbe emessa? 10^-50 watt, qualcosa che Einstein stesso disse è impossibile generare onde gravitazionali in laboratorio. E questo fu un po' una pietra tombale su tutti gli esperimenti che la gente poteva pensare di fare sulle onde gravitazionali, fino all'arrivo di quest'uomo. Lui veniva ai due genitori, sono come tutti gli americani, immigrati da qualche parte, a parte i peli rossi, tutti gli altri sono immigrati. E gli immigrati in America, loro erano lituani,
e parlava una strana forma di Yiddish. Quando all'età di 5 anni, vivevano, credo, in West Virginia, quando all'età di 5 anni lui fu investito da un autobus. Perse la memoria, la capacità di parlare, dovette imparare a parlare da capo. L'agopedista aveva un accento marcato dalla West Virginia, quindi in una famiglia che parlava a stento l'inglese, questo parlava perfettamente con accento della West Virginia, veniva molto preso in giro. Quando divenne grande, divenne marinaio, fece Pearl Harbor, battaglie bellissime, battaglie della Seconda Guerra Mondiale, importanti, voglio dire, battaglie importanti. Poi, battaglia bella, non ho ancora trovata, e, dopo la guerra si sposò, suo figlio nella culla prese la brutta abitudine di sbattere la testa contro i bordi della culla e lui quindi l'è costretto a lunghe veglie per evitare che il figlio si facesse male, e durante queste veglie cominciò a pensare che voleva fare della sua vita qualcosa di importante, che voleva scoprire, cercare qualcosa di pazzesco, qualcosa che nessuno ci aveva mai provato. Cominciò a studiare la realtà generale e trovò la sua missione. Io voglio scoprire le onde gravitazionali. Chiaramente non pensò al laboratorio, pensò al cosmo. Cominciavano ad aversi informazioni sul fatto che tutto sommato c'erano le supernove, potevano esserci scontri tra stelle, masse che cadevano in buchi neri, quindi forse l'universo aveva una sua violenza e forse uno dalla Terra poteva pensare di ascoltare, perché ho fatto il paragone col suono, di ascoltare questi suoni, queste vibrazioni che venivano dall'universo. E di fatto l'effetto dell'onda gravitazionale è un effetto che è molto piccolo, anche se si fosse una sorgente nella galassia, per esempio una supernova galattica H si muoverebbe 10^-21. Che cos'è questo H? È l'ampiezza dell'onda gravitazionale, non ha dimensioni, perché è una deformazione, è un delta L su L, è una lunghezza relativa a un'altra, è due punti a distanza di un metro, all'arrivo di quell'onda si sposterebbero di 10^-21 metri, cioè un millesimo di miliardesimo di miliardesimo di metro. Ci voleva uno che aveva preso una tramvata, veramente, e qualche rotella gli si era spostata, perché nessuno ci avrebbe mai provato. E invece lui ci provò e, questo è l'effetto macroscopico. Se uno vuole spiegare l'effetto su uno studente di prova, credo che vorreste fare questo esercizio a qualche studente che avete in mente sicuramente. Insomma, sarebbe di... arrivando l'onda gravitazionale, lo studente verrebbe stirato e compresso e il semiperiodo dopo verrebbe invece allargato e accorciato. Questo effetto mareale è l'effetto che l'onda gravitazionale fa al suo passaggio. Quindi qualsiasi rivelatore deve sfruttare questo meccanismo. Ecco perché Weber stesso pensò a un interferometro, no? Se io mando qui della luce, quella percorre due bracci e poi torna qui, si riflette su un rivelatore, no? Fa così da un lato, fa così dall'altro, qui si ricompone, e si ricompone a seconda di come si sono mossi questi due. Se questo si accorcia mentre questo si allunga, qui io vedo una variazione dell'interferenza fra le due cose. Ma questo è un tipo di rivelatore, che è quello che si usa oggi, che è l'interferometro di Michelson, e l'altro invece è quello che è qui a Frascati, cioè un grosso oscillatore, un grosso diapason che l'onda gravitazionale mette in funzione come se fosse una martellata. Questo fa vedere l'effetto dell'onda gravitazionale in termini di Ackermann, questo l'ho già fatto vedere, questo è Weber, questa è una foto molto bella, perché vedete, uno dice il cosmo, la teoria, però se poi non ti metti con grande perseveranza a sporcarti le mani, il fisico sperimentale non lo puoi fare. E lui, questo era l'oscillatore, queste erano ceramiche piezoelettriche che convertivano le deformazioni dell'oscillatore in un segnale elettrico, e quindi poi amplificato, eccetera, eccetera. Un microfono in ascolto delle vibrazioni dello spazio-tempo. Fece delle misure con due rivelatori, due microfoni, chiamiamoli così, due diapason, come li chiamare, a distanza di 1000 km, perché pensò, per capire, l'onda gravitazionale va alla velocità della luce, quindi
diciamo, contemporaneamente due antenne lontane, se arriva un'onda, vibrano insieme, mentre se passa qui un treno o lì un aereo, vibra questa ma non quell'altra. Quindi le coincidenze era il metodo che lui seguiva per capire se c'era un'onda gravitazionale oppure no. Trovò un certo numero di coincidenze tra le due antenne a 1000 chilometri di distanza e pubblicò un lavoro, scoperte le onde gravitazionali. Boom! Questo fece il giro del mondo, questa notizia, siamo al 1969, e un sacco di gente si mise dietro a rifare gli esperimenti di Weber in tutto il mondo. In Italia Guido Pizzella, che è qui a Frascati ancora, non so che viene spesso, e questo è Edoardo Amaldi, che vabbè, diciamo, è semplicemente l'uomo che ha ricostruito la fisica italiana nel dopoguerra, tanto per dire poco, e questi poi sono altri emeriti fisici in tutto il mondo. Diciamo che gli esperimenti che questi fecero non diedero gli stessi risultati di Weber, quindi Weber soffrì molto di questo, nessuno gli credette. Allora potete pensare, l'hanno rifatto, Weber si è sbagliato, chiudiamo e cambiamo argomento. E invece no, perché nel frattempo era nata questa passione, si era visto che si poteva migliorare la sensibilità, nel frattempo si è visto che l'universo era ancora più violento di quello che si poteva pensare. E quindi, quando poi prende fuoco dalla passione, ai ricercatori non li ferma nessuno. E quindi questa ricerca è cominciata allora, è cominciata da una falsa scoperta, diciamo, che però ha generato tutta una serie di esperimenti che hanno via via migliorato la sensibilità. E oggi, quelle sensibilità pazzesche, quel sogno di Weber che prese l'autobus a 5 anni, prese l'autobus in senso peggiore del termine, diciamo, questo si sta per verificare, perché stanno per entrare in funzione dei rivelatori che speriamo in breve tempo, diciamo entro pochi anni, faranno, speriamo, la scoperta delle onde gravitazionali. Naturalmente c'è in ballo, primo, la conferma della predizione della relatività generale anche in questo senso, cioè nel senso dinamico. C'è da scoprire cosa c'è nell'universo. Ecco che i buchi neri potrebbero essere ascoltati. Per esempio, se due buchi neri fanno coalescenza, fanno un rumore che, se uno lo mette a un amplificatore, a una cassa acustica, è un rumore acustico. Due stelle di neutroni che sono piccole farebbero così. Cioè, aumenta di frequenza e poi sbattono. Due buchi neri farebbero così. Poi non sente più niente perché entrano nell'orizzonte degli eventi e non esce più nulla. Allora, questi sono i segnali che si vogliono ascoltare. Non so se avete mai visto immaginate un'immagine video solo, senza l'audio, della giungla. Vedete in silenzio, vedete foglie che si muovono, intuite che c'è il vento perché gli alberi si piegano, ma non lo sentite. Ora immaginate di accendere l'audio. E non solo sentite frusciare, ma sentite il barrito dell'elefante, sentite il ruggito del leone, sentite il verso della scimmia. Cioè, noi dall'universo in questo momento abbiamo informazioni solo attraverso i fotoni. Se scoprissimo anche le onde gravitazionali, avremmo un senso in più. Avremmo altri occhi, se volete, oppure addirittura avremo proprio, diciamo, le orecchie, per dirla. Qui, in questa trasparenza, che siccome il tempo adesso veramente sta terminando, non faccio più, non mostro più di tanto, ma diciamo, a secondo del tipo di evento catastrofico nell'universo, ci sarebbe una certa forma d'onda prevista. Questa è quella della supernova, cioè proprio un botto, boom. Questa invece è una stella di neutroni che ruota rapidamente, le cosiddette pulsar, per esempio. Basta che c'è una montagna da un lato, emette onde gravitazionali. Se è perfettamente sferica, non emette onde gravitazionali. Voi pensate che noi vediamo, sappiamo che ci sono delle pulsar, vediamo che non c'è il segnale gravitazionale e quindi sappiamo che lì non ci sono montagne. Anzi, sappiamo anche quanto deve essere piccola una montagna, perché altrimenti l'avremmo vista come segnale gravitazionale. Ebbene, ci sono delle pulsar che sono così sferiche che noi sappiamo che non c'è una montagna alta un millimetro.
Cioè, se c'è un bozzo, deve essere più piccolo di un millimetro, se no avremo visto il segnale gravitazionale. Voi pensate alla sensibilità che hanno raggiunto questi strumenti. Vabbè, diciamo, Amaldi stimolò l'ingresso dagli anni 60 di gruppi che facessero esperimenti su due campi che allora erano in espansione, cioè il micro.